Innanzitutto sono molto contento di questo incontro, molto perché ieri avevo chiesto di poter incontrare ai margini di questa bella iniziativa qui il Presidente della Repubblica. Egli ha ritenuto di ricevermi a Villa Rosberi, abbiamo preso un caffè ed è stato un incontro molto importante perché si è parlato di quello che è accaduto e sta accadendo a Napoli. Quindi credo che questo incontro abbia una valenza istituzionale importante e comunque sono contento perché ho dato anche il caloroso benvenuto al Presidente della Repubblica nella nostra città. In merito alle Olimpiadi, Roma ha detto no, Napoli... Ma io l'ho già detto, questo non è un fatto mediatico, è un fatto in cui noi crediamo. Roma ha espresso la sua opinione che non mi permetto assolutamente di sindacare, la trovo, come dire, legittima. Mi piace molto questa idea che nel luogo in cui le Olimpiadi sono nate, nella Magna Grecia, la capitale del Mezzogiorno d'Italia, che è stato per tanto tempo anche capitale, insieme alle altre città del Sud Italia, possa da qui al 2028 costruire tutti insieme il Mediterraneo dell'intercultura, del dialogo, della pace, della fratellanza e della solidarietà e quindi dello sport, così come le Olimpiadi hanno rappresentato per millenni della storia. Poi abbiamo dimostrato di saper essere capaci di organizzare qualsiasi evento, di farlo con le mani pulite, di saper utilizzare risorse pubbliche e visto che ci saranno anche le Universiadi, questa è un'occasione per rafforzare le infrastrutture, le strutture sportive e dare grande fiato agli atleti non solo del nostro paese, di tutto il mondo e soprattutto dei giovani. Quindi quello che possiamo garantire è che il Sud c'è. Quindi noi presenteremo formalmente questa candidatura alla presidenza del Consiglio e alla presidenza del CONI. Sindaco, ha detto che è stato un incontro istituzionale importante con Mattarella. Di cosa avete parlato? Di Napoli. Di Napoli e dei napoletani. In particolare? Dei napoletani e di Napoli. Ma lei ha avanzato richiesta al Presidente? Abbiamo parlato di quello che sta accadendo a Napoli, guardate, questo per noi è una cosa molto importante. Quando si parla di che cosa sta accadendo a Napoli, significa tutto quello che sta accadendo a Napoli. Dai problemi al risveglio culturale, al riscatto, alle questioni istituzionali, si è parlato di tutto. Io ho voluto trasmettere al Presidente della Repubblica il momento che sta vivendo la città, con la sua passionalità, con la sua forza, con i suoi problemi, con la sua voglia di essere punto di riferimento del riscatto dell'intero paese attraverso il Mezzogiorno, della necessità di una cooperazione istituzionale importante e del rispetto degli equilibri costituzionali. Insomma, è stato un incontro importante, insomma, non è che il sindaco dialoga sempre con tutti. Oggi sono stato particolarmente onorato di aver avuto l'onore di essere ricevuto dal Presidente della Repubblica quale sindaco di Napoli. C'è un messaggio per la città che il Presidente in qualche modo ha voluto dire al sindaco della città? Ma io quello che posso dire, perché poi gli incontri hanno anche una natura riservata, gli incontri istituzionali, è che si è convenuto sul momento importante e decisivo che sta vivendo la città di Napoli e che il consolidamento del riscatto della città di Napoli ha un effetto trascinante su tutto il Mezzogiorno d'Italia e quindi aggiungo io dell'intero paese, perché il Mezzogiorno è parte del paese, quindi se il Mezzogiorno va forte, se il Mezzogiorno ci crede, se il Mezzogiorno punta, come abbiamo fatto a Napoli, sullo spirito, la passione, la forza, il coraggio e l'autonomia dei suoi abitanti, questo diventa un fattore politico assolutamente decisivo in questo momento del nostro paese. In che modo intende ritrovare il dialogo istituzionale con i paesi? Io mi fermerei qui. L'unica cosa che aggiungerei è che noi siamo prontissimi in ogni istante a dialogare a ogni livello istituzionale nell'ambito della cornice degli equilibri previsti dalla Costituzione Repubblicana. Quindi il sindaco di Napoli è uomo delle istituzioni, è uomo, come dire, che crede nella Costituzione ed è una persona che crede moltissimo in quello che la città sta facendo attraverso le sue forze ed è pronto ai massimi, alla collaborazione ad ogni livello istituzionale del nostro paese. Quindi non c'è nessun aventino, nessuna barricata e nessun atteggiamento che non sia nel rispetto ossequioso della Costituzione Repubblicana ed è per questo che difendiamo con tanta ostinazione la nostra città. Nessun accenno a Renzi. Mi fermo qua, grazie. Avete anche parlato delle manifestazioni?